Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi parliamo del barboncino. Il barboncino è un cane di origine francese, di taglia variabile, in quanto andiamo dalla versione toy alla versione di taglia grande. Una delle sue caratteristiche è lo fatto molto sviluppato, infatti in passato veniva usato per la ricerca al tartufo. Altri impieghi storici del barboncino sono la caccia alle anatre e l'utilizzo come cane guida per i non vedenti, prima che venisse sostituito dal pastore tedesco, penso più che altro per una questione di grandezza e di praticità per il ruolo. C'è un mito assolutamente da sfatare sul barboncino, cioè che non è un cane snob come pensiamo. Diciamo che questo stereotipo viene dato dal fatto che alcune signore, penso intorno al 1800, facevano agghindare il cane in modo particolare a questa camminata molto elegante, quindi diciamo che nell'immaginario comune viene additato come cane snob. In realtà non lo è assolutamente. È un cane molto socievole, è un cane adattissimo alla vita familiare, anzi, mi sento di consigliarlo a famiglie giovani e con bambini assolutamente, in quanto è un cane anche molto giocherellone che ama quindi giocare anche con i cuccioli d'uomo, non solo con quelli di cane. Questo però implica che non è un cane adatto alla vita in solitudine, quindi come mi sento di consigliarlo alle famiglie, mi sento di sconsigliarlo alle persone single e che rischierebbero di lasciarlo a casa molte ore da solo, che giustamente devono andare a lavorare e lasciano il cane magari un'intera giornata a casa da solo. Se le persone single ovviamente lo vogliono prendere, devono prendere delle accortezze al riguardo. Un suo grandissimo pro è il pelo riccio, in quanto è un tipo di pelo che non subisce la muta e quindi anche nei periodi dove tutte le altre persone con altre razze di cane hanno tantissimi peli in giro per casa, con il barboncino questa cosa è scongiurata. Quindi io spero di esservi stata utile e come sempre scrivetemi sotto il video quali razze volete che io tratti e ne parlerò nei prossimi video. Ovviamente per trattare tutte le razze che mi chiedete non è facile. Il criterio che sto usando è semplicemente trattare prima quelle che conosco meglio, ma prometto che parlerò un po' di tutte quelle che mi chiedete. E ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!